Stasera è San Valentino, Wine Night, sono iniziate le anteprime toscane, l'assessore ha lanciato questa settimana, come la iniziamo? Beh, la iniziamo naturalmente col Chianti, questa sera dalle 16 alle 22 è aperta al pubblico l'anteprima del Chianti, dove si può degustare sia l'annata 2014 che la riserva 2012. Credo che sia una grande opportunità per tutti gli appassionati di vino e quindi per tutti i Chianti Lovers che saranno presenti questa sera, un'opportunità perché si rendano partecipi di quello che è sempre stato, diciamo così, chiuso a quello che è la stampa, a quelli che sono opinion leader, quindi è una grande opportunità che noi diamo, e dalle 19 in avanti musica, aperitivi naturalmente a base di Chianti. È chiaro. E assessore Salvadori, il Chianti, immagino che anche lei sia un Chianti Lovers, il ruolo che ha avuto il Chianti in questa rivoluzione del vino toscano è stato, qual è stato? Ma io credo intanto la rivoluzione credo sia più che una continuità. Noi abbiamo continuato a lavorare, i produttori fortemente, per migliorare i nostri vini cominciando dalle vigne. E il fatto che abbiamo più del 50% dei vigneti rinnovati in Toscana, che tutti gli anni quasi 2000 ettari di vigneto vengano rinnovati, vuol dire che le imprese investono tanto, ci credono e vanno avanti. Questa è la vera rivoluzione. Poi abbiamo questa opportunità, cioè a mio parere, cioè che il Chianti si è mosso in maniera importante quale collante dei produttori toscani in genere, deve continuare, deve avere un ruolo importante e decisivo quanto denominazione a più alta quantità e qualità di vino prodotto in Toscana. E come dire, perché? Perché la Toscana deve presentarsi in una visione d'insieme, come una squadra vincente, e lo vediamo, se riusciamo a far così la Toscana non ha uguali, e quindi possiamo essere. E quindi cominciando da stasera appunto, mischiando l'affetto, la bellezza, l'innamoramento, il vino fa innamorare. È il Chianti number one.